considerazione, quindi non è possibile fare il passaggio, il sottopasso sotto l'attuale sedime stradale, perché sotto c'è il canale Picone. A destra c'è l'edificato, l'Hotel Europa, tutti gli edifici. L'unico spazio disponibile è quello tra i binari della ferrovia e via Oberdan, dove sta Meneghella Piastrelle, per intenderci. Sì. Tutti quegli edificati molto vecchio, molte baracche. Ludere. Perfetto. Quella quasi zona. Tutto abusivo. Quasi tutto abusivo, perché? Perché quella è una zona di rispetto ferroviaria. E in quella fascia è l'unico spazio che abbiamo a disposizione, quindi spostandoci leggermente come strada, per poter scendere, passare sotto i binari e riemergere più o meno all'altezza di via Caldarola, dell'incrocio di Caldarola. Questo è il progetto delle ferrovie. Per capirci, praticamente oggi questa è via Capruzzi, chi viene in questa direzione, che è esattamente questa qui, via Capruzzi, quindi dritta. Cosa succede? Noi, in corrispondenza dell'incrocio con Amendola, abbiamo una leggerissima deviazione, scendiamo, passiamo sotto i binari della ferrovia, passiamo nel sottopasso e arriviamo in corrispondenza di una nuova rotatoria in corrispondenza con via Caldarola. Per realizzare questo, ovviamente dobbiamo garantire sempre la continuità del traffico. E la continuità del traffico, perché noi non possiamo permetterci di, diciamo, interrompere. Quindi ci sarà una prima fase in cui anche avremo... perché da là non c'hai possibilità di... No, sono due pezzi di città importanti. Quindi l'intervento verrà realizzato con una prima fase in cui le ferrovie sud-est si bloccheranno qui come stazione. Non arriveranno più a Bari Centrale e quindi il pezzo di binario azzurro sarà dismesso. Questo ci permetterà di poter deviare l'attuale via Oberdan su una pista provvisoria e funzionerà senza passaggio a livello. Libererà la parte in corrispondenza del canale Picone e quella laterale, e in questa parte verrà realizzato il nuovo sottopasso, che è quello che vedi qui. Dopo aver realizzato il nuovo sottopasso, si potrà riattivare la linea ferroviaria e si potranno anche costruire gli altri due binari di RFI sopra. E noi con le macchine da questo incrocio scenderemo, andremo sotto e arriviamo in corrispondenza della rotatoria per poter andare sul Caldarola. Ultima fase è quando abbiamo realizzato i quattro binari. Qui ce n'erano due soltanto della sud-est, qui ce ne sono quattro, i due della sud-est affiancati ai due di RFI. Questa operazione ci permetterà di dismettere la vecchia linea ferroviaria che costeggia Imperatore Traiano, perché il flusso ferroviario verrà deviato sul nuovo tracciato, e conseguentemente poter collegare anche questa rotatoria con la zona di Madonnella, con una piccola diramazione che farà sì che via Dietro a Bari, che è la via in Madonnella che costeggia i binari della ferrovia, che però si ferma dietro, prima o no? Che oggi si ferma poco prima del retro della chiesa di San Giuseppe, in realtà potrà con una piccola diramazione raccordarsi direttamente con la rotatoria. Quali sono i benefici? I benefici, è un progetto che abbiamo molto dialogato con, molto, diciamo, concordato con l'RFI. Oltre al beneficio di non avere più tempi di attesa su via Oberdan, perché non esisterà più un passaggio a livello che comporterà uno stop and go per le auto, con un sottopasso si camminerà in maniera fluida, il vantaggio è che Madonnella e Iapigia potranno dialogare in maniera, diciamo, continuativa, Madonnella, Iapigia e anche la zona di Picone, Carrassi e poi San Pasquale e tutto il resto. E quindi questo collegamento avverrà sia in maniera carrabile, ma può avvenire anche in maniera pedonale. Qui è prevista una sistemazione anche di un'area verde, è previsto un ingresso di stazione, sono previsti due sottopassi pedonali, ciclo pedonali, in corrispondenza della nuova stazione, quindi dei quattro binari, quindi non solo le macchine potranno camminare nel sottopasso, ma i pedoni
e i ciclisti potranno agevolmente passare da un lato e dall'altro. Addirittura le ferrovie prevedono l'allocazione in questa palazzina rossa che oggi è presente sul lato di Capruzzi del nuovo edificio della Polfer, stiamo parlando di via Beltrani, proprietà Putin, via palazzo ex notaio, adesso non conosco la proprietà, comunque questo era un palazzo che è previsto in esproprio perché era vicino il primo piano lì fatto, c'erano gli uffici e le sale della fondazione, e qui in questo palazzo troverà ospitalità la nuova Polfer. La sede della Polfer si sposterà da Corso Italia a questa nuova allocazione, e c'è tutto un riordino della viabilità in questa zona in modo tale che potrà avere una cucitura di tutte quante le strade e non avremo, diciamo, più strade cieche e collegamenti in ogni dove. Tutto questo si incrocia con un altro progetto che abbiamo, diciamo, coordinato assieme, ed è questo rettangolino che vedete qui, che è un manufatto di AQP ed è in realtà il nuovo sistema di pompaggio delle acque di fognatura nera che oggi è presente di fronte al Vivante in Piazza Diaz. Noi abbiamo una piazza bellissima, Piazza Diaz sul mare, dove di fronte al Vivante c'è un manufatto tecnico di AQP, dove hanno anche fatto un murale di San Nicola, quel San Nicola che sembra che sta facendo delle flessioni, sì. Perfetto. Quell'edificio è un edificio tecnico di AQP. Lì confluiscono tutte le acque di fognatura nera di Madonnella con un sistema di condotte che si chiama adescanti, che permette di raccogliere le acque di fognatura nera, e da lì parte una condotta in pressione che pompa questa fognatura nera all'impianto di Torre del Diavolo, che si trova di fronte al Sacrario Militare in via Gentile. Lì viene... Dove c'era una scuola di perfezionamento di qualche... No, è un impianto in aperta campagna, proprio di fronte all'ingresso del Sacrario. Sì. Da lì le acque vengono prese e rilanciate ulteriormente all'impianto di depurazione che è al di là della tangenziale all'altezza dei campi dell'Olympic Center, e lì vengono trattate le acque e purificate. La componente liquida purificata poi viene scaricata in mare nel rispetto delle tabelle di legge. Adesso l'impianto di rilancio, il primo impianto che è in Piazza Diaz sul lungomare, viene dislocato in una nuova posizione che è questa, con una nuova rete di fognatura nera che interesserà tutta Madonnella, che fanno in AQP un progetto di 26 milioni di euro che abbiamo sbloccato recentemente, che loro stanno mandando in gara, e quindi tutta una rete di fognatura nera prenderà la fognatura nera di Madonnella, la porterà in questo punto che è proprio a ridosso della ferrovia, e da qui rilancerà e andrà in corrispondenza di Torre del Diavolo, in una posizione sicuramente meno di prestigio che stare sul lungomare in corrispondenza della rotonda di Largo Giannella e di Piazza Diaz, che sono dei posti, diciamo, favolosi del nostro lungomare. Questo è un po' il cambiamento che si vivrà in questa zona. Ovviamente è una stazione che vivrà una sua dignità, una sua riconoscibilità anche architettonica. Fra l'altro sarà a ridosso di un parco grandissimo, perché è il Parco della Rinascita, immediatamente accanto alla stazione nuova che verrà realizzata qui, che è la stazione Campus. C'è il Parco della Rinascita, ex sedime della Fibronit, che viene riconvertito a parco, quindi è un quartiere, o meglio, è l'unione di più quartieri che vivrà una nuova primavera, un nuovo splendore, una nuova immagine proprio sotto tutti i punti.